Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Doran Red. Come vedete oggi siamo ritornati con Axis and Allies e partiremo con l'introduzione del gioco. Come vedete da questa immagine ci sono dei territori divisi con le linee gialle e le linee nere. Le linee nere riguardano la Polonia. Come ben sapete la seconda guerra mondiale è partita con l'invasione alla Polonia. Conquistata la Polonia, la Germania e la Russia avevano firmato anche un trattato di non aggressione in cambio di dare metà Polonia alla Russia. E quindi si firma il patto di non aggressione. Per quanto riguarda, dopo la conquista di Belgio dai Mac della Norvegia, il gioco inizia con l'invasione alla Francia, ovvero il primo turno sarà sempre giocato dalla Germania, primo turno Germania, secondo Russia e poi vabbè a scendere, più avanti farò vedere anche i turni. Più che altro ovviamente il primo turno sarà sempre la Germania che partirà con l'invasione alla Francia. Come funziona? La Germania può non attaccare o attaccare subito la Russia, ci sono un tot di turni da aspettare in cui se tipo 4 turni, un esempio stupido, dopo 4 turni se la Germania non ha attaccato la Russia entra automaticamente quando arriva il quinto turno del primo turno della Germania, insomma. Ovviamente stesso discorso per Stati Uniti, solo che hanno 2 turni in più gli Stati Uniti a differenza degli altri paesi. Finita questa fase, questo comunque è l'inizio, diciamo, del gioco, il motivo della guerra e come inizia questo gioco, in pratica questo è l'inizio, insomma. Quanti player si può giocare a questo gioco? Questo gioco si può giocare da 1 a 5 con regole basi, ovvero si può giocare con Germania, uno prende Germania, uno Italia, uno Russia, uno Inghilterra e uno Stati Uniti d'America e un'altra persona che è un paese un po' più debole degli altri, ad esempio gli Stati Uniti, in questo caso che all'inizio non fa niente, potrebbe giocare la Francia, oppure sarebbe molto più facile giocare Inghilterra e Francia per ricollegamenti di battaglie in Africa per il resto, perché come ben sapete la Francia è la prima a perdere. Però c'è un regolamento che ho creato io piccolo, perché teoricamente questo gioco è la possibilità di fare un tuo regolamento, se vuoi ovviamente, non è obbligatorio e ovviamente è mia questa cosa. Quando siamo una persona in più, che adesso siamo a 6 persone, dobbiamo giocare a questo gioco, in questo caso inseriamo dei bonus per quanto riguarda la Francia e anche l'Italia però, e permette di fare il gioco da 1 a 6, che poi più avanti mi interessa anche questa cosa e farò vedere. Ovviamente qui è compresa solo l'Europa, quindi vedendo solo l'Europa, cioè diciamo che il gioco si chiama Europe, quindi prende metà del mondo, quindi manca l'altra metà, che quindi sarebbe diverso in quel caso. Poi più avanti, se un giorno prenderò anche l'altra parte e farò un video a parte anche per quello, quindi mostrerò tutto quel gioco, l'unboxing e il resto. Invece per quanto riguarda, poi farò un video in generale con tutto il mondo insieme. Passiamo alla prossima. Allora, come ben sapete, ci sono 2 tipi di vittorie. Una è per gli Axis, ovviamente i cattivi, quindi Germania, Italia, con il mondo, Germania, Italia e Giappone, che devono conquistare 8 capitali principali dei territori. Quindi, ad esempio, quella che ho cerchiato, Parigi e Londra. Ovviamente, in tutta questa parte del mondo ne sono 8, quindi teoricamente per conquistare, per vincere dobbiamo conquistare questi 8 territori, insomma. E invece, per quanto riguarda gli Allies, il loro obiettivo è quello di conquistare Roma e Berlino. Ora passiamo a questa fase. Qui mostrerò le prime nazioni, ad esempio la Francia è uno dei primi paesi, questi sono i suoi territori generali che inizialmente parte, quindi è abbastanza grande, solo che ovviamente il suo esercito è molto limitato a differenza degli altri paesi. Per cui c'è la Russia invece anche lei un piccolo esercito, non messo male, anzi è messo tanto bene che può difendersi tranquillamente contro la Germania e questi sono i suoi confini. Invece per quanto riguarda, questi sono gli Stati Uniti d'America in cui ovviamente non partecipano alla seconda guerra mondiale inizialmente, però in questa parte del mondo, ovviamente tralasciando l'altra parte perché si trova anche nella parte pacifica, questa è la parte americana. Invece questa è uno dei paesi che ha più territorio ed è molto più complessa da giocare e vi dico che qua siamo a metà mondo e guardate quanta roba ha l'Inghilterra e credetemi gli manca l'altra metà di roba. Per quanto riguarda la Germania, ovviamente parte con questi territori, sembra molto piccolo ma uno dei più potenti eserciti del gioco. Per quanto riguarda l'Italia, invece queste sono le posizioni. In Africa del centrale, più che altro, non è messa molto bene, quindi è molto scarsa in quel punto. Invece il resto è messa abbastanza bene, ma soprattutto con la flotta. Per quanto riguarda per i restanti paesi, perché ci sono altri paesi, appunto vi farò vedere in questa immagine. Ci sono i Pro Alias, i Pro Axis e i Neutrali. Cosa sono questi 3 stati? Ok, i Pro Axis si capisce, sono quelli che sono comunque con gli Axis, quindi Italia, Germania, Giappone. E stessa cosa, l'incontro ai Pro Alias invece sono con
Inghilterra, Stati Uniti e Francia. Ovviamente vi ricordo che la Russia teoricamente non faceva parte proprio dell'alleanza, ma era un'alleanza proprio a parte in pratica, quindi in teoria sono alleati tra virgolette. Poi ovviamente queste sono le alleanze. Come vediamo la prima alleanza è quella Axis, ovvero Italia e Germania, che insieme devono combattere in questo mondo contro quattro paesi, tra cui vi ho elencato prima Inghilterra, Stati Uniti, Francia e Russia. Questi invece sono gli alias, ovviamente la Francia, come detto prima, Regno Unito, URSS e America. Questi sono i quattro stati che combatteranno contro, sono gli oppositori degli Axis. Come funzionano i neutrali, i pro Axis e pro alias? Ora vi spiego. Ovviamente i neutrali, si capisce dalla parola, sono quelli neutrali che non c'entrano nulla con la guerra. Ovviamente se tu però, ad esempio con la Russia, invadi la Turchia, perché in quel punto hai visto un punto strategico, hai visto il mio punto debole per invadere. Mettiamo caso che l'Italia controlla Grecia e Jugoslavia, però abbiamo visto che l'Italia è impegnata in Africa a rimanere nell'ordine lì. La Russia è l'unico modo per invadere la Germania a quel punto. Ok, dichiarato guerra alla Turchia, la Turchia diventa pro Axis, ovvero entra in guerra contro gli alleati. Quindi attenti alle scelte perché questo gioco vi costerà un errore tutta la partita. Invece per Pro Axis e Pro Alias come funziona? I Pro Axis e Pro Alias, tra virgolette, non possono fare movimenti, nel senso che quando vengono invasi, ok, attaccati, solo Jugoslavia può essere attaccata dagli Axis. La differenza è che Inghilterra non può invadere Jugoslavia, però può appoggiarsi per andare in guerra con altri paesi. Quindi ad esempio se Germania invade Jugoslavia, Jugoslavia tiene, e l'Inghilterra delle navi, mettiamo caso nel Mediterraneo, esce a portare i soldati su Jugoslavia, ha rafforzato quel paese e quindi può fare l'invasione contro la Germania. Quindi è molto importante inizialmente pian piano eliminare questi paesi perché possono essere un problema. Ad esempio Jugoslavia, Grecia. Però state attenti a qualsiasi mossa perché potrebbe costarvi la partita. Ricordatevi questo. Poi ci sono i territori impassabili, ovvero ad esempio il deserto di Sahara. Divide comunque l'Italia dalla Francia e il resto dell'Inghilterra, quindi dà un po' un vantaggio per l'Italia più che altro in questo caso, perché tutta la Francia e il Nord Africa, l'Italia può unicamente una cosa deve fare è scendere giù dall'Egitto, insomma. Poi ci sono gli stretti del mare, ovviamente quali sono? Sono lo stretto di Gibilterra, quello della Danimarca, quello del Messico, quello dell'Egitto e quello vicino alla Turchia. Questi qua permettono il passaggio delle navi. In questo caso, finché i territori appartengono agli alleati, le navi possono passare tranquillamente, invece se conquistati potrebbe creare un problema, ovvero ad esempio la Danimarca e la Norvegia, che appartiene alla Germania, non, le navi inglesi non possono passare finché non viene sbloccato una di quelle zone, insomma. Ad esempio la conquista della Norvegia da parte dell'Inghilterra potrebbe portare all'invasione inglese con le navi. Quindi occhio soprattutto agli stretti che sono molto importanti. Tipo soprattutto anche quello dell'Egitto, perché comunque l'Inghilterra può fare in modo che le navi possano andare in India, ovviamente con tutto il mondo, e combattere contro il Giappone anziché con l'Italia, se tenendo stretto questo stretto dell'Africa, perché perso il stretto l'Italia può fare l'invasione anche nell'India. Quindi attenti che sono molto importanti anche questi posti. Per quanto riguarda, ovviamente ci sono anche le isole. Le isole sono accessibili, non tutte ovviamente. Ad esempio c'è l'isola della Sardegna e la Sicilia, che sono dell'Italia, possono essere inserite delle truppe sopra e per andare a per prepararsi una piccola base per l'invasione. Ovviamente non tutte le isole, come ad esempio quella della Svezia, che è unicamente un territorio, quindi non conterebbe. Invece per quanto riguarda ad esempio Sicilia e Sardegna, vale. Cosa sono questo cerchio e questo numero? In modo semplice e chiaro. Il cerchio semplicemente simboleggia a chi appartiene quel territorio. Ovviamente ora non ci siamo, non siamo in guerra, non stiamo mostrando una partita, semplicemente la mappa di gioco, quindi il sud della Francia ovviamente appartiene alla Francia. Poi invece per il numero riguarda il guadagno che guadagna un paese. Ovviamente qui si chiama in modo diverso, non si chiama denaro o altre cose, ma si chiama in un altro modo, che poi vi farò vedere più avanti in altri video, che è molto più importante parlarne in altri che in questo. Questo qui semplicemente voglio mostrarvi che questo numero simboleggia il prezzo del territorio. Quindi se hai quel territorio, ad esempio la Francia in cui ho sottolineato,
ti dà 4 monete. Quindi mettiamo caso, ad esempio, un esempio stupido, una fanteria della costa 3, un'artiglieria a 4 e una meccanizzata a 4. Quindi queste cose ricordatele. Bene ragazzi, questo era tutto per l'introduzione del gioco. Spero che abbiate capito qualcosa e nel prossimo video vi mostrerò come funziona. E nel prossimo video vi farò vedere tantissime cose. Comunque già vi ho detto che questa serie di piccola di Axis and Allies durerà almeno 3-4 episodi, perché è un gioco veramente complesso con tante cose. Quindi ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!